Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Molti si domandano come si fa a disattivare l'antivirus nel 2021. Ah, sarà dura. Quindi, per disattivare l'antivirus su Windows 10, la nuova versione, allora non dovete andare su questo scudo perché non vi disattiverà nulla. Per farlo dovete per forza andare su Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata. Quindi so che Defender e Firewall adesso sono amici. Quindi hanno fatto la fusione ed è uscito uno solo. Andiamo a cliccare Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata. E andiamo sulla proprietà Windows Defender Firewall e andiamo a disattivare lo stato firewall, quindi applichiamo, ecco, come potete vedere firewall è protezione rete, quindi ok. Poi dov'è proprietà Windows Defender? Ok, abbiamo fatto. Ora qui non ci interessa, qui neanche, basta che Windows Defender Firewall sia disattivato. Ora andiamo su. Dov'è? Allora, vai, no, non ci interessa, ecco qua. Protezione da virus e minacce. Quindi noi abbiamo disattivato la protezione firewall e della rete, quindi tra 5 minuti la devo riattivare assolutamente. Andiamo su protezione virus e minacce. Clicchiamo gestisci impostazioni. Protezione in tempo reale. Quindi andiamo a disattivare la protezione in tempo reale. Una volta fatto, abbiamo disattivato tutto. Quindi se devi scaricare qualcosa, lo scarichi senza che ti esca quella notifica. Ti abbiamo bloccato questa applicazione oppure ti abbiamo bloccato questo file. Quindi il video finisce qui. Grazie a tutti per questa visione. Lascia like se il video ti è stato utilissimo e iscriviti anche al canale con campanellina. Noi ci vediamo ad un prossimo video.